qui siamo a festeggiare un appuntamento importante, perché insomma, diciamo, gli anniversari sono sempre importanti. Qui siamo al 10° anniversario del Borro e ne parliamo con chi? Con l'ideatore di questo progetto, perché qui vedete l'etichetta del decennale, quindi 10ª annata, una citazione di Hemingway e Ferruccio Ferragamo, che è stato proprio lui a pensare questa avventura. Ma Ferruccio, dopo 10 anni i bilanci si fanno, è un'avventura che valsa la pena cominciare a percorrere in certi versi? Beh, io trovo che è stato un innamoramento che ha ripagato molto, perché in un certo senso, se posso dire, è stato ricambiato, perché ci dà tanta soddisfazione. Tutt'oggi siamo incantati dal contorno, dai risultati, felice di avere un figlio come Salvatore che mi supporta e mi incita ad andare avanti e a continuare il nostro progetto. Posso solo dire felice di aver fatto il passo 18 anni fa. Ecco, perché si parla di in realtà 10 anni, ma in agricoltura bisogna partire sempre molto prima, 10 anni di vino, ma i progetti partono prima. Le condizioni che avete trovato al Borro e oggi il Borro, quanto è cambiato tutto il progetto del Borro? Cioè, nel senso, siete arrivati lì, cosa c'era e cosa c'è oggi? Facciamo un po'. Io dico sempre che non abbiamo voluto cambiare nulla, abbiamo voluto restaurare, parlo soprattutto del paesino storico del Borro, le case, le strutture. In più abbiamo fatto tutta l'attività del vino, che praticamente è stata, è stata tutta rifatta, con tutta la cantina e gli impianti, e è diventata oggi un business. Era l'obiettivo, per dare ai miei figli, a Salvatore e a tutti i figli che ci hanno creduto in questo progetto, e quindi ha ripagato tutta questa idea. Ma la domanda è d'obbligo: ma moda e vino, legami, aspetti, è bello avere un angolo in campagna quando uno si occupa di una moda che prende tutto il tempo e tutto il mondo, e in realtà il vino è lì, ma in tutto il mondo perlomeno, però c'è un buon ritiro per certi versi. Qual è l'impressione di un imprenditore che gira sempre per la moda, ma poi ha sempre una piccola casa a livello di vino che è un po' l'amore? Quanto è importante? Molto bello poter cambiare e scappare al Borro. Sono fortunato in questo, perché il business moda mi impegna molto, però poter andare al Borro, occuparmi di vino, lavorare con mio figlio, come nella moda lavoro con l'altro figlio, James, è molto bello, mi piace. Direi che c'è anche una similitudine fra il vino e la moda. Paragono un po' il vino al profumo che facciamo, e anche quello è molto diffuso e porta la bandiera del marchio, come il Borro porta la bandiera del Borro un po' in tutto il mondo, e aiuta a far conoscere questa realtà. Insomma, Andrea, dobbiamo a questo punto diventare anche degustatori a livello olfattivo, di profumo, perché dopo è un'altra specializzazione. Un'altra specializzazione, ma sempre importante per far conoscere un po' le ricchezze dell'Italia.